Luca Labbricciosa, lei è vice sindaco a Farindola. Come è stata superata l'emergenza Covid-19? Può farci il punto della situazione nel suo comune? Sì, grazie per l'opportunità che ci date. Diciamo che in questo momento credo che siamo in fase di superamento di questa emergenza. Noi abbiamo rilevato, grazie anche alle informazioni della ASL, 10 casi. Su questi 10 casi possiamo dire che 3 erano asintomatici e quindi ormai già con tampone negativo, da quanto abbiamo avuto la prima comunicazione. 4 di questi sono clinicamente guariti con piccoli sintomi e oggi hanno tamponi negativi e 2 sono guariti di quelli asintomatici, quindi con tampone comunque negativo. Dobbiamo purtroppo rilevare anche un decesso, ahimè, di una persona abbastanza in su con l'età che si era contagiato nel primo focolaio di Penne. L'ospedale di Penne proprio perché a seguito di un'operazione avuta nell'ospedale, nella reparto di medicina. E diciamo che la situazione oggi è abbastanza sotto controllo, non ci sono, a detta comunque della ASL, tamponi in fase di, diciamo, di accertamento e se dovesse essere così il quadro, diciamo che il fatto che hanno tolto la zona rossa a Farindola è stata una scelta, diciamo, ottimale. Speriamo che con il tempo si possa trovare anche la soluzione, diciamo, a livello nazionale per poter avere perlomeno un antivirale che, ci dia la possibilità di tornare alla normalità. Quali urgenze e necessità hanno i cittadini e le imprese? Quali sono state le maggiori richieste, ecco, e quali sono ancora in corso? Diciamo che attualmente la situazione è sotto controllo. Dobbiamo ringraziare i cittadini che si sono comportati bene. Dobbiamo ringraziare la protezione civile di Farindola che si è adoperata in maniera veramente egregia con l'attività svolta sia per quanto riguarda la consegna dei farmaci a domicilio per quei casi in cui dicevo prima che erano asintomatici sotto il controllo sanitario e chi comunque doveva stare a casa per altri motivi. Si sono adoperati quindi sia per il trasporto dei farmaci, per il trasporto della spesa, perché anche questa è una necessità, e grazie anche alla loro attività sul territorio abbiamo risolto dei problemi che si sono creati in questi 2 mesi. Contiamo che le ditte sono tutte ferme e noi per sbloccare delle strade in montagna dovute a questi giorni di pioggia abbiamo dovuto utilizzare dei mezzi nostri che però hanno in qualche modo sotto l'ausilio della Protezione Civile. Quindi questa è un elogio che voglio fare alla Protezione Civile di Farindola, al PIVEC, che si è comportata e si sta comportando adesso veramente in maniera egregia e da ammirare. L'ulteriore difficoltà che abbiamo trovato, che però abbiamo superato benissimo, è stata la parte, ci hanno aiutato anche gli operatori, in questo caso gli alimentari e le attività che sono state aperte, che hanno attivato da subito un servizio di spesa a domicilio, quindi subito il giorno stesso diciamo, del primo decreto si doveva fare, hanno attivato la fila e quindi il distanziamento. Dicevo prima, come dicevo prima, la consegna a domicilio dei prodotti. E soprattutto diciamo, questa attività che loro hanno messo diciamo, in campo ci è servita anche per monitorare chi troppe volte si spostava e andava a fare la spesa magari 2 volte al giorno. Quindi diciamo che ci hanno fatto un po' la sentinella anche per segnalarci dei casi veramente limite che però abbiamo in qualche modo gestito cercando diciamo, di parlare con queste persone. Nello specifico quelli un po' più anziani che non diciamo che a una certa età poi chi è abituato al piccolo paese andare 2 volte a fare la spesa difficile che togli il vizio, però loro hanno capito e diciamo che si sono fatti portare 2 volte al giorno a spesa a casa, un po' è questa la sintesi. Il discorso legato invece poi alle altre attività ferme
Diciamo che ci siamo un po' così dovuti attivare anche per dare risposte con un continuo diciamo una continua attività di supporto alle aziende perché molti della zona rossa non hanno potuto avere nemmeno la possibilità di andare ad acquistare mangimi per, ne so, per il discorso agricoltura, piuttosto che altre aziende che dovevano rifornire le ferramenta e che solitamente erano abituati ad andare a fare la classica spesa all'ingrosso, ti faccio degli esempi, e quindi abbiamo dovuto in qualche modo trovare delle soluzioni alternative, perché per un periodo i corrieri hanno pure bloccato le spedizioni nelle aree rosse, non tutti per fortuna, e quindi abbiamo dovuto un po' rivedere, come stiamo facendo oggi in videoconferenza, l'intervista, abbiamo dovuto rivedere un po' tutti quanti i classici classiche attività, diciamo, di consegna, diciamo, di approvvigionamento, sia di prodotti alimentari che non, per poter sopperire a questo problema cioè di questi giorni, sperando che a breve si riesca in qualche modo a superarli e a poter tornare in una quasi normalità. Senta, appunto, parlando di un futuro prossimo in cui ci auguriamo a maggio l'inizio della fase 2, così come sembra, cosa prevedete per il rilancio del lavoro, dell'economia, ma anche della vita sociale a Farindola? Farindola poi ha un comparto legato anche al turismo montano. Sì, questo è un discorso che abbiamo affrontato, affrontiamo tutti i giorni, perché comunque ci siamo organizzati anche all'interno della struttura del municipio con videoconferenze. Siamo già a due giunte comunali fatte in videoconferenza, anche per dare la possibilità al segretario che viene da fuori di restare nel suo ufficio da casa, nel suo studio, e darci la possibilità a noi di andare avanti con la giunta. Stiamo prevedendo adesso un consiglio comunale anche in videoconferenza. Lo Stato ci ha dato la possibilità di attivarci in questo modo e noi l'abbiamo già fatto. E per quanto riguarda la domanda che mi faceva, diciamo che noi già da prima, diciamo, di questa pandemia eravamo già attivi con dei progetti per il rilancio diciamo, delle attività economiche. E adesso ancora di più le incentiveremo. Sto parlando di un progetto che avevamo già presentato a fine del 2019 per un'attività di co-working, dove avremo sviluppato e svilupperemo sicuramente le idee dei giovani, ma anche meno giovani, che vogliono presentare progetti, idee e creare start-up. Questo l'abbiamo già in qualche modo messo in pista, e abbiamo già contattato dei professionisti, dare consulenza a chi aveva un'idea e comunque eventualmente trovare una possibilità di finanziamento pubblico privato per l'idea, e la possibilità appunto all'interno di questo co-working di dare per chi voleva uno spazio per poter in qualche modo sviluppare un progetto, un'idea, lavorare in qualche modo. Anche perché oggi si può essere artigiani del digitale eventualmente e non stare a Farindola piuttosto che a New York, piuttosto che in un'altra parte del mondo, che può essere Hong Kong, e lavorare in tranquillità. Diciamo, stiamo cercando di potenziare con super wifi, non sono un tecnico, forse perché mi sbaglio, però mi sembra che sia così, la connettività sul territorio, legata anche all'opportunità per i giovani. Meno giovani, ma soprattutto per i ragazzi in età scolastica e non, per poter collegarsi da Farindola e formarsi, quindi ricevere la formazione, quella obbligatoria, ma anche universitaria, perché abbiamo tantissimi ragazzi universitari che oggi da Farindola si collegano e seguono lezioni in tutta Italia. Volevo anche fare un appunto, cioè che comunque mi richiama un po' anche l'aiuto che ci hanno dato diverse aziende, anche fuori Farindola. Una di queste è Abrex, che ci ha aiutato con un aiuto economico per quanto riguarda i bonus alimentari. Abbiamo fatto un progetto che poi cercheremo di tenere anche dopo l'emergenza Covid,
19, e con diciamo il discorso del circuito di credito commerciale, Abrex ha dato un'ulteriore possibilità di allargare quel plafond che lo Stato ci ha messo a disposizione per il bonus alimentare. Quindi siamo passati da il 12 e mezzo circa mila euro che ci ha dato lo Stato, che ci ha dato, ci ha ancora trasmettere, trasferire, e abbiamo già avuto la possibilità di fare un primo avviso, e Abrex ha contribuito con dei crediti per il 25% di quel fondo, quindi altre 3.500 Abrex, che le aziende e i commercianti hanno ben gradito di aumentare, e quindi di dare più possibilità di acquisto a chi in questo momento ha questa difficoltà, anche purtroppo per beni di prima necessità. Bene, ringraziamo il vice sindaco di Farindola, Luca Labricciosa, e le auguriamo buona giornata. Grazie a voi e grazie ancora per averci dato lo spazio sul vostro canale. Un abbraccio. Grazie.